racconta un'ispirazione collettiva. Pensare al titolo di come un'opportunità preziosa per identificare il territorio dell'Etruria meridionale come luogo di sperimentazione sul fronte sociale, economico, creativo e turistico. Ma questa storia, finché si realizzi, richiede un forte senso di responsabilità, perché il riconoscimento implica uno sforzo e un coinvolgimento collettivo. Passare da una società egocentrica, centrata esclusivamente sui bisogni individuali, consumistici o di mercato, a una società più responsabile e collettiva, capace di rispondere e soddisfare i nuovi bisogni sociali in modo condiviso, partecipato, giusto e sostenibile. Essere identificati come una sfida, quella di orientare i comportamenti degli abitanti di Cervelli, Tolfa, Santa Marinella, secondo gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile. Perché le quattro comunità dell'Etruria meridionale saranno coinvolte in un programma di laboratori civici definiti e misurati dall'organizzazione Civitates, a cui è stato dato il nome Accensione Civica, un'esperienza di cittadinanza attiva il cui principio ispiratore nasce da riconoscere alla cultura, alla musica, alle arti e alla creatività un valore sociale e una funzione pedagogica, oltre che estetica. Quella capacità unica di trasmettere bellezza, emozioni e sentimenti positivi capaci di sollecitare un nuovo desiderio di partecipazione, di responsabilità sociale e di legame con la propria comunità locale. Ebbene sì, utilizzeremo la musica, la poesia, il teatro e le arti quali strumenti pedagogici e di innovazione sociale e rimetteremo al centro il valore e la funzione della creatività che la nostra società ha fin troppo sottovalutato. Perché attraverso la creatività possiamo coinvolgere e stimolare il talento delle nuove generazioni, perché la creatività apre nuove prospettive, espande la nostra visione del mondo e inventa soluzioni inedite, perché la creatività genera cambiamento e pensiero divergente, perché la creatività provoca bellezza e migliora la qualità della vita individuale e collettiva. L'esperienza dell'accensione civica si attua attraverso una mobilitazione collettiva, perché non c'è impatto sociale senza partecipazione. E allora ci siamo dati degli obiettivi che sono altrettanti desideri.
identificare i comuni dell'Etruria meridionale, con centri culturali vivi, vitali e aperti alla sperimentazione creativa, sollecitando la società civile ad accogliere, ospitare e ispirare chi genera cultura e bellezza, attraverso la formula della residenza artistica di comunità. Riconoscersi come comunità intraprendente, sollecitando la società civile a contribuire allo sviluppo del territorio attraverso la costituzione di una fondazione di comunità. Sentirsi orgogliosi di vivere in un territorio che si distingue per quanto concerne le buone pratiche a favore delle persone, dell'ambiente, delle tradizioni e del patrimonio artistico. Attivare in modo sperimentale un'esperienza di turismo culturale di comunità, affinché gli abitanti siano preparati a guidare i visitatori alla conoscenza del territorio e perché del turismo da vedere vorremmo passare ad un turismo delle persone, ad un'economia del comportamento. Coinvolgere i giovani nella co-progettazione di un nuovo futuro del territorio, creando delle occasioni di un mentoring ed esperienze di incubazione d'impresa. Responsabilità collettiva.